Buonasera a tutti e ben ritrovati per l'ultimo appuntamento di lunedì 22 febbraio, la Social TV, il salotto di Bocca in Liberia. Ricostruire senza sosta la speranza, una manifestazione patrocinata dal Comune di Milano, partita il 14 settembre. L'archivio è disponibile, lo vediamo sulla pagina YouTube Liberia Bocca 1775. Per tutti coloro che vogliono curiosare, seguirci, invito a iscriversi. Vediamo in sovraimpressione il video realizzato da Francesco Taidelli che in 53 secondi racconta la Social TV della Liberia Bocca. Nel 2021, 5 giorni da domenica a giovedì, 5 rubriche fisse. Oggi è lunedì e c'è lui. Lui che oggi si trova in un luogo veramente particolare, ma lo facciamo dire a lui. Danami Calcio, Fortunato D'Amico e la sua rubrica. Ciao Fortunato. Ciao Giorgio, sì, sono in un magazzino praticamente Ma che dove mi hai magazzino, relegato. che magazzino! Quello è il retro della mitica Liberia Bocca! Facciamolo vedere bene perché è veramente interessante capire da dove vengono poi fuori i libri in esposizione che tutti i milanesi e gli ospiti della città comprano da Bocca. Sono Dal pieno di cultura da tutte le parti. cortile che è lì di fianco, che è lo spazio dove erano i box. Senti, allora, tu prosegui nel tuo sondare tutti i meandri dell'architettura e design e oggi abbiamo un ospite straordinario. Sì, oggi abbiamo un ospite straordinario, sono contento di averlo perché volevo averlo in questa trasmissione. Per me è una delle persone che più di tutti gli altri che ho conosciuto in questi anni, si chiama Giorgio Scianca, che in questi anni in qualche modo ha dato un indirizzo importante alla lettura delle arti, in particolare poi dell'architettura, perché come ci siamo già detti, Giorgio, anche con i nostri fans, a noi interessa fare un'indagine a 360 gradi della cultura delle arti, quindi dalla scultura alla pittura, all'architettura, al design, al paesaggio. E Giorgio Scianca è uno di quelli che ha veramente dato molto, una persona che stimo da tantissimo tempo, per cui sono felice di ospitarlo, con cui collaboro ogni tanto, almeno ogni 2 anni, sono felicissimo. Grazie Giorgio di essere qui. Grazie a voi di avermi ospitato e sono molto contento di essere qui questa sera e da Torino e di riuscire a parlare con dei vecchi amici, ecco, vi considero come tali. Ecco, grazie. Siamo nel cuore del Piemonte a Milano, siamo nella Galleria Vittorio Emanuele e questa libreria Bocca 1775 nasce proprio a Torino, proprio probabilmente nei pressi dove tu adesso stai facendo questa trasmissione con noi. Quindi questa unione del mito tra Milano e Torino e soprattutto con la cultura mi sembra qualcosa anche simbolicamente bello, no? Bene, allora, Giorgio Scianca, dicevo, una persona che ha anche influenzato molto il mio modo di raccontare oggi la cultura e l'arte, perché Giorgio, dovete sapere che è particolarissimo come personaggio, con idee molto, molto, molto forti, e che all'inizio del terzo millennio è partito con un'idea straordinaria di fare una prima televisione, TV, social TV, potevamo chiamarlo in quegli anni, sull'architettura. È stato il primo. E su questo si è innescato poi tutta una serie di progetti che vedremo. Giorgio è un architetto che ha lavorato anche qui a tutti i livelli di quello che è l'architettura, dagli interni credo anche ai master plan, e poi anche come grafica, capacità di gestire sistemi multimediali, ed è stato anche a capo delle organizzazioni di comunicazione nazionali degli architetti. Allora, ho fatto una sintesi, ti pregherei di raccontarmi però, prima di arrivare a parlare di quello che parliamo, chi sei Giorgio Scianca, da dove Sì, nasci? assolutamente sì, e ti ringrazio per le belle parole, come si suol dire. Nasco e sono un architetto, ho fatto la professione per una decina d'anni e poi ho avuto la possibilità di entrare nelle organizzazioni, degli architetti, gli ordini degli architetti, e per il Consiglio Nazionale degli Architetti ho seguito una mitica rivista che si chiamava L'Architetto, per una cinquantina di numeri. Dopodiché ho capito che il mondo stava cambiando, dalla carta si spostava sul web e quindi
Archiworld, che era la piattaforma web degli architetti italiani, ma soprattutto si andava internazionalizzando e quindi lo sguardo si è portato verso Parigi, dove c'era l'Unione Internazionale degli Architetti. Con loro abbiamo cominciato a capire quello che poteva essere il futuro, e il futuro era quello dei video. Stiamo parlando di periodi in cui non esisteva YouTube, quando in rete c'erano formati video di tutti i generi, bisognava avere tutti i decodificatori. Da quella esperienza è nata Archiworld TV, che è stata appunto la prima televisione internazionale sul web. Ecco perché la nostra collaborazione, noi l'abbiamo inaugurata, io e Fortunato l'abbiamo inaugurata a Istanbul con un enorme promobus davanti alla facoltà di architettura nel 2005. Quindi quello era l'inizio, è stato l'inizio, ecco. Ecco, un inizio che non era solo un indirizzo sul web, perché alla fine abbiamo fatto cose concrete, questo promobus che ti sei inventato, un'esperienza bellissima con cui si sono girati location e si è promossa l'architettura in una chiave completamente diversa. Penso ad esempio Genova 2004, 2005 siamo già avanti, ma noi siamo partiti da Genova 2004. Vorrei che tu raccontassi, ancora prima di parlare poi dei contenuti di questo, poi ne parliamo, cioè anche di questo modello di promozione che tu hai utilizzato, si pensava alle navi, per promuovere un'arte che in quel momento storico entrava nella connessione con i sistemi globali attraverso le famose archistar. No? Vogliamo ricordare un pochino che quello che quello era un periodo che devo dire rimpiango per il per così le possibilità che erano nate, non lo rimpiango poi per i risultati che si sono ottenuti, ecco, cioè non, però è stato un momento particolare, perché appunto l'architettura finalmente usciva dagli studi di architettura, usciva dalle riviste, usciva dalla carta patinata e incominciava ad affrontare gli altri media, che erano il web, che era nascente, ma anche quella che poi sarebbe diventata la mia passione, cioè il cinema. In quel momento si capiva che l'architettura bisognava comunicarla a degli altri livelli. Mi ricordo un'indagine che seguì e che feci con l'Abacus, in cui veniva fuori una ricerca in Italia, ma che aveva gli stessi risultati di quella francese, che era fatta sulla falsariga, e che diceva che la professione, l'architettura era questa illustre sconosciuta, gli architetti non si sapeva che cosa facessero sostanzialmente, perché come era stato poi evidenziato, nella vita tu puoi incontrare, certamente incontri un medico, un farmacista, un avvocato, un notaio, ma un professionista dell'architettura, se non ne hai bisogno, puoi passare tutta la vita diciamo senza averne coscienza. E allora è un momento particolarissimo quello, Giorgio, perché tu sei stato praticamente l'ago e il filo sulle esperienze internazionali che chiedevano che l'architettura arrivasse alla gente, perché quello non abbiamo parlato più solo agli architetti, ma queste tue idee anche pop, perché qualcuno contestava anche queste esperienze, te ne dicevano dietro, di conseguenza anche a me, che ovviamente ti seguivo allora, e abbiamo insieme ad altri, perché sono stati, abbiamo avuto molti compagni di viaggio, li hai avuti qui, molti, sì. Siamo stati anche criticati perché portavamo l'architettura al livello della gente, anche dei quartieri. È una pagina di storia indimenticabile, mentre la stessa operazione la faceva la Francia, la faceva l'Inghilterra, nascevano i luoghi d'incontro dell'architettura a Londra, i musei del design. Sia a Londra, in Francia nasceva la Maison de l'Architecture, tutte queste esperienze che in Italia sono state portate
appunto grazie a queste tue esperienze, no? E mi piace anche ricordare che in queste esperienze tutta una serie di allora giovani, chiamiamo così perché adesso non possiamo dire più, abbiano costruito su questa idea un po' folle allora di fare esperienza attraverso i nuovi media, chiamiamoli così, i nuovi media, siano riusciti in qualche modo a svecchiare un sistema vecchissimo. Io ricordo, non è per fare polemica, che abbiamo parlato anche l'altra volta col direttore della rivista ARC, la nostra architettura dal 79 in avanti è rimasta ingessata a causa di uno stile che era il postmoderno e di una situazione che ha conurbato sia le università che volevano lo stile, non l'architettura, che è un'altra cosa, che non è lo stile, è una richiesta alle esigenze della società di lavorare con materiali, con le esigenze dei cittadini, delle organizzazioni, e di costruire progetti ad abito di misura. Io credo che questa esperienza abbia veramente aperto la porta anche a un nuovo modo di fare le biennali in quegli anni, no Giorgio? Perché anche lì, sui traghetti e sugli imbarcaderi delle biennali, ci si è arrivati, no? Vuoi raccontare questo passaggio? Credo che ho avuto la fortuna di poter lavorare in quel periodo più volte con la Biennale di Venezia, con le esperienze che poi si sono trasferite a Palermo. In quegli anni c'era prima le città d'acqua e poi a Palermo portammo le città porto, tutta la trasformazione delle città che riacquisivano attraverso la ristrutturazione dei porti l'accesso al mare, e questo a livello mondiale. Poi le biennali a Buenos Aires, la biennale a Pechino, la casa dell'architettura a Parigi. Le esperienze internazionali fortunatamente sono state tante e mi sono servite per crescere e per capire che quello che dicevi poc'anzi, che il messaggio doveva arrivare a tutti. Il messaggio dell'architettura deve arrivare a tutti, non deve arrivare semplicemente a qualcuno. E solo attraverso questo passaggio si può arrivare a una richiesta, a una domanda maggiore di architettura. Se non avviene questo passaggio, la domanda sarà sempre, come dire, troppo semplice, troppo banale, troppo non all'altezza di quello che era stata invece in tempi passati una domanda alta che aveva poi prodotto le cose meravigliose che il nostro paese, non solo il nostro paese, ha prodotto nel secolo scorso, ecco. Quindi con te Giorgio si riapre anche una pagina interessante della comunicazione architettonica italiana all'estero. Ricordiamo anche quel passaggio che ha fatto Massimiliano Fuxas, tra gli altri, no? Gli architetti italiani che hanno in qualche modo si sono prestati a un'esperienza di riapertura di una comunicazione dell'architettura diversa, al di là poi di tutte le opinioni sugli archistar, però di fatto hai riaperto una pagina importante. Io voglio anche sottolineare questo: sei riuscito anche a coinvolgere persone tipo Alessandra Comazzi, che è tua moglie, che è una giornalista importante a 360 gradi in questa comunicazione dell'architettura, e poi anche organizzazioni come Ala Socchitet, il premio Dedalo Minosse. Quindi una capacità di coinvolgimento anche emotiva forte, perché attraverso le immagini del cinema, di cui ora parleremo, tu ti sei fatto una struttura molto forte. Sei specializzato in questa condizione del racconto dell'architettura attraverso i film. Hai fatto un bellissimo libro che rappresenta un po' tutta questa esperienza fino a partire appunto dal periodo in cui inizia Archiworld TV. Hai scritto un libro insieme ad un'altra persona che è stato nostro ospite qui da noi, Steve Della Casa, no? Che adesso ci racconterai questo libro in funzione anche alla tua ricerca. Ok, la recita dell'architetto, e poi siamo passati a un'altra fase. Parliamo della recita dell'architetto. Che cosa hai combinato? Tutta questa storia che avevamo raccontato è arrivata al 2008, cioè alla fine dei primi 10 anni del 2000, e poi tutto è cambiato.
il mondo dell'architettura si è fermato, è entrato in una crisi profonda, non in tutte le parti del mondo, ma in gran parte di esso, e tutto si è fermata la comunicazione, si è fermato la ricerca, si è fermato la macchina si è inceppata, non funzionava più. A quel punto la mia scelta è stata quella di non insistere, perché non era il periodo non lo consentiva, è stata quella di mettermi a studiare e di mettere a frutto quello che avevo raccolto negli anni precedenti da alcune sensazioni che avevo avuto, cioè che il mondo del cinema rappresentava in qualche modo innanzitutto una memoria storica per gli architetti, perché i 120 anni che adesso ha il cinema, quindi stiamo parlando dell'inizio del Novecento, quando comincia a esserci il cinema, incominciano ad esserci le riprese delle città, come le conosciamo noi oggi, incominciano a esserci le riprese degli architetti. Il primo film in cui c'è un architetto, 1905, è una comica, in cui c'è un personaggio che ha delle disavventure in cantiere. E il personaggio che da noi veniva, si ricorda ancora oggi come Cretinetti. Ecco, da quel 1905 ad arrivare ai giorni nostri, più di 2000 pellicole, quindi diciamo l'1% della produzione mondiale dei 120 anni di cinema ha come protagonista un architetto. Ed è stata un'avventura andare a ritrovare fin dagli albori del cinema, a ritrovare le pellicole, a visionarle, a recensirle, a vedere quanto di architetto e di architettura c'era in quei film e poi riportarla tutta in un libro con delle considerazioni che cambiavano a seconda del decennio che si affrontava, quindi il primo periodo del muto e del bianco e nero, diciamo che arriva fino agli anni 35-40, per poi sfociare in tutto questo. E la scoperta fantastica, secondo me, che ho fatto è quella di scoprire che il cinema è architettura. Innanzitutto perché ci lavorano tanti architetti, ogni film ha almeno tre personaggi tra attori, registi, direttori della fotografia, ricerca di location, almeno tre persone che vengono da una formazione di scuole di architettura e non potrebbe essere diverso. E Questo è poi un concetto. ed Scusami, scusami. è il secondo settore che occupa più architetti nel mondo, ecco, cioè nel campo della professione, è impressionante. Figurati che fino agli anni 60, nei titoli di coda, dopo il regista e le musiche, c'era la parola chi era l'architetto del film. Questo ci Poi guarda molto lontano nel la senso. specializzazione ha diviso le varie strade, per cui molti di più oggi partecipano alla produzione e a tutte le fasi della lavorazione di un film, ecco. Ecco, nel barocco, nel periodo barocco, l'architetto appunto era il grande costruttore del teatro barocco, non c'era il cinema, però anche il teatro cosiddetto barocco della città barocca è fatto dagli architetti. Sono loro che fanno la scenografia della vita di tutti i giorni, no? E È questo. esattamente questo, e il cinema è esattamente raccontare storie di tutti i giorni. E la cosa fondamentale è che questi messaggi arrivano a milioni di persone. Non stiamo parlando di abbonati alle riviste o di lettori di quotidiani. Il film siamo noi che almeno due film alla settimana, bene o male, attraverso tutti i mezzi che oggi sono a disposizione, vediamo. Ecco, lo stereotipato architetto nel corso del passaggio della storia
storia è passato da diverse fasi, mi pare, no? Per cui abbiamo gli anni 60 con un architetto italiano in un modo, il 1905 con Cretinetti. Vuoi raccontare un po' l'evoluzione di come questa immagine un po' buffa dell'architetto, oppure anche interessante, mafioso quando ha le mani sulla città, per esempio, oppure quando... dei comici a Milano proprio qui in Piazza Duomo fanno dei film da ridere e fanno gli architetti in un certo modo, magari un po' scheccando come si diceva allora, e quindi quell'immagine entra nell'immaginario poi di che cos'è un architetto e si traduce in false considerazioni sul ruolo. Vogliamo fare una piccola storia di questo? La prima cosa che viene, che è evidente guardando questa evoluzione, e che il mondo è grande, cioè queste 2000 pellicole che io ho raccolto vengono da tutte le parti del mondo, cioè voglio dire, ci sono film del vietnamiti, coreani del nord e del sud, australiani, cinesi, russi, non esiste una nazione praticamente che non abbia prodotto un film con un architetto. Che cosa significa tutto questo? È che in molti paesi l'architettura è vista in maniera diversa, ecco, cioè se in Italia tutto viene buttato in commedia comica e in una figura così che, così come dicevamo, dal 1905 non ci siamo distaccati molto, anche se poi non è vero, perché ci sono delle pellicole italiane che sono assolutamente d'autore e hanno affrontato tematiche decisamente pesanti, sia per la professione che per la storia delle città. Però c'è una considerazione diversa, l'architetto francese, l'architetto tedesco, l'architetto americano, l'architetto di formazione indiana, quello del adesso i cinesi che non hanno mai, non avevano la figura dell'architetto fino a pochi anni fa, perché era una figura collettiva, si parlava sempre di studi di architettura, mai di figure singole, sono destinati a doppiare il numero degli architetti nel mondo in questo momento, perché con diciamo la nuova impostazione lo consente, ecco. Quindi, quanti architetti abbiamo nel mondo? Lo sappiamo, abbiamo un dato di quanti sono gli architetti, o in Italia, in America, più o meno un'indicazione? Secondo me siamo sui 3 milioni e sono destinati nel prossimo decennio a diventare 6. Sì, proprio per questa evoluzione cinese-indiana. Ecco, un mestiere di una responsabilità incredibile, cioè costruire città e relazionarsi con le committenze è forse una delle cose più complicate, per cui noi speriamo che gli architetti, anche grazie a questa opera che stai facendo tu, diventino consapevoli, perché noi l'abbiamo detto, ma il cinema è diventato un documento importante che prima di oggi, prima di quest'epoca, nessuno poteva avere a disposizione. Noi possiamo rivedere un secolo fa come se fosse oggi, abbiamo immagini del 1895 di New York a colori, di Berlino a colori, di Torino che faceva l'esposizione universale, di Milano nel 1902, che ci consentono di fare veramente un'analisi storica dei processi che ci hanno portato al disastro, per esempio, attuale o alla civiltà attuale. E quindi questa riscoperta la possiamo fare allo scadere dei 100 anni da cui il cinema praticamente è nato. Ed è un documento che io prego tutti quelli che fanno i nostri mestieri di divulgazione di considerare come un documento effettivamente storico. Oltre ai libri esiste anche una documentazione di questo tipo, no Giorgio? Ecco. È un archivio, è l'archivio della memoria, della nostra memoria, insomma. Cioè riusciamo oggi, al di là del fatto intanto che per esempio in questo anno di pandemia ci permette di viaggiare in tutte le realtà del mondo e poter vedere quello che succede. Ma volevo tornare un attimo a quello che tu mi hai chiesto prima, cioè questa evoluzione, quella che c'è stata. E direi che sicuramente i primi anni, come dicevamo prima, i primi anni
del 2000 hanno rappresentato questo fenomeno degli archistar. Tutti volevano costruire grattacieli, tutti volevano costruire le opera house, volevano le case della musica, gli stadi, no? Cioè c'era questa, l'architetto di successo si misurava con la dimensione della costruzione. Dopo il 2010, quindi gli ultimi 10 anni, sono a parer mio i più interessanti oggi, quelli da leggere. E stiamo parlando di 600 film, cioè dal 2010 al 2020 sono usciti 600 film appunto con protagonista un architetto. E sono l'oggetto di quello che sarà la continuazione del libro La recita dell'architetto, che si intitolerà Quo Vadis Architetto. Cioè il tema oggi è capire, per chi ama questa professione, per chi è architetto, dove sta andando, perché in questa situazione più che di caos, io parlerei di una situazione labirintica, dobbiamo capire se vogliamo uscire da questo labirinto. Se vogliamo, come ci insegnano i saggi, cambiare labirinto, uscirne per entrarne in uno nuovo e capire se ha ancora senso la nostra professione nel futuro, cosa che non è così scontata, ecco, cioè voglio dire, come tante altre professioni in questo momento ci si sta chiedendo se hanno un futuro a lungo termine, naturalmente. Certo, in questo momento l'architetto, l'architettura e anche il designer hanno il ruolo di portare questa società che ormai ha finito di essere quella dell'epoca della rivoluzione industriale, industria 1.1, 2.3, 2.3, oggi siamo nell'epoca dell'industria 1.5, quella dei robot. Dobbiamo trasformare le nostre vite, il nostro modo di stare insieme. Il Covid è evidente che ci sta portando in un nuovo modello di relazionarci col territorio, le attività lavorative e condividere il condivisibile, che poi è la città. Noi stiamo insieme perché condividiamo la città, che è un fenomeno di architettura, di design, di paesaggio e quindi di arti, perché queste sono le arti dove si sviluppano, e il più grande museo al mondo delle arti non è che la città. In questo compito è così difficile. Però forse avrete visto in uno dei filmati, basta guardare le mappe delle città, no? Per renderci conto che siamo in un labirinto. Siamo all'interno di una maglia, no? Allora, un labirinto, un dedalo. L'ultima biennale d'arte che si era svolta a Venezia aveva proprio questo tema, il tema del labirinto, il tema di come lo percepiamo, di come oramai siamo schiavi, no, delle nostre abitudini, le nostre città, perché noi ci crediamo di conoscerle, le nostre città, in realtà conosciamo un percorso di queste città, perché non ci eleviamo mai e non le guardiamo dall'alto. Guardate queste immagini, queste sono le città nelle quali vengono girati i film che abbiamo, 14 pellicole che abbiamo selezionato per raccontare questo labirinto degli architetti e al cinema. E quindi vedete la diversità, no? il modo diverso da cui sono nate, ma poi guardando i protagonisti ci si rende conto che tutti hanno un percorso limitato e la via di fuga non è chiara per nessuno, non è chiara per gli stessi architetti. E ecco, questa credo che sia una bella metafora per individuare la città. La città, questa città che era nata, anzi scusa, prima di dire, voglio dire, stiamo vedendo delle immagini da un sito che dovranno anche i nostri videoascoltatori visionare, no? Archiscape.com, dove tu stai raccogliendo questa seconda fase di esperienze appunto di questo decennio, dove si possono visionare dei trailer di questi film che sicuramente incuriositi i nostri amici potranno andare a vedere e farsi anche loro una cultura. Ecco, in una società che cambia così dinamicamente, intanto che
Giorgio ha già fatto lo spettatore che vuole intervenire. Vorrei semplicemente dire, Giorgio Lodetti, che è già lì pronto lui ad assalirci con le sue domande. Volevo dire, una società in rapida trasformazione, dove la globalizzazione, i modelli di vita sono completamente diverse, a distanza di 100 anni del cinema, noi possiamo oggi capire come il cinema stesso abbia condizionato l'architettura. Penso, l'avevamo già detto altre volte, a film che possono essere Odissea 2001 nello spazio, come ha condizionato quel modo di vedere l'architettura del futuro nel 68, e oggi ci siamo completamente dentro, anticipando i tempi. Penso ai modelli di vita urbana che ci hanno proposto i cinema, che sono arrivati dall'America in Occidente grazie ai film. Penso agli interni che tu hai fatto anche vedere adesso in questi trailer che sono passati in questo momento, come condizionano, no? Come questa comunicazione cinematografica incide pesantemente nell'immaginario sia degli architetti e sia dei cosiddetti fruitori, no, dell'architettura. Una grande forza il cinema. Il cinema è, almeno, poi non puoi chiedermi, chiederlo a me, ecco, cioè voglio dire che sto vivendo di cinema e architettura oramai da 6 anni, per riuscire a raccontare come queste pellicole entrano dentro le nostre memorie. Ormai sono diventate le nostre memorie collettive, ci si parla citando, dicendo delle frasi famose, basta oramai un'immagine per suscitare la reazione. Quando oggi si parla della casa di Parasite, tanto per dire, uno dei 14 film di archiescape.it, immediatamente vengono fuori dei concetti architettonici, tra l'altro di una casa che non esiste, perché era un set cinematografico costruito apposta per girare questa. Però anche in quel caso il regista ha dato un nome all'architetto e ha affermato che quella era la casa che l'architetto si era costruito. Quindi una casa con i suoi segreti, con i suoi sotterranei, con il suo, come l'abbiamo indicato noi, un labirinto in verticale, perché non è tanto distribuito orizzontalmente, ma verticalmente si passa dal giardino al primo piano, al piano terreno che è anche su più livelli, per arrivare poi ai sotterranei. Ma quando si crede di essere arrivati alla fine, c'è sempre un piano più basso, e quindi i protagonisti scappano e vanno nel loro interrato a vedere la distruzione del loro interrato. Ecco, questo è sono dei momenti di cinema che fanno riflettere e che alla fine fanno premiare e dare come protagonista anche un'architettura, e che avrebbe meritato da sola un Oscar. Ecco, cioè voglio dire, la villa inventata di Parasite è diventata un'icona nel mondo in questo momento. Chiamo Giorgio Lodetti, che... Allora, forse perché è inventata, la gente piace le cose che non esistono, quindi probabilmente per quello. No, in riferimento alle città del labirinto, alla libertà degli architetti di costruire, c'è da aggiungere anche chi decide i sensi poi di marcia per le macchine, per i pedoni in queste città, che già sono dei labirinti, poi sembra che prendano veramente il sordo, il cieco, il muto a dirgli vabbè, dirigi il traffico. Guarda, ci sono alcuni film che sono fantastici da questo punto di vista, e tutti in posti completamente diversi. Te ne vorrei citare un paio. Uno si chiama Barcellona, una mappa, e quindi c'è un vecchio architetto che ha una vecchia guida di Barcellona e gira per Barcellona per segnare l'ombra su questa mappa, perché sono le strade che si possono percorrere quando fa tanto caldo. Ecco, come il viene in aiuto. Oppure un altro che invece è molto recente, cinese, che con una società che controlla moltissimo, no, il territorio,
con tutti i mezzi possibili e immaginabili, ma gli manca la riproduzione informatica di queste città, che sono dei enormi metropoli e dei dedali, no? E allora mandano delle squadre per misurare quello che è poi il lavoro che si sviluppa poi per chi crea queste mappe elettroniche. E peccato che scopra sempre dei segreti, perché le città nascondono dei segreti. C'è sempre una parte che non è mappata. Esatto. Sono le strade, sono assolutamente anche quelle, queste sconosciute, ecco. Ma adesso ci viene in soccorso la tecnologia, con Google Map puoi anche finire in un fossato, però nella stragrande maggioranza dei casi ti porta dove devi andare. Sì, però scusa, abbiamo delle difficoltà. Lui ha detto, Giorgio Sanca ha detto una cosa importante, ci sono dei luoghi segreti. Pensate a Torino, che ha 7 livelli di città ancora praticabili. Cioè, se tu ti metti in quei livelli verticali che vanno sottoterra, è un po' complicato. Ma dobbiamo scoprirle. Quello che sono quello che sono i labirinti orizzontali sono anche labirinti verticali, no? Cioè, questa crescita delle città, noi anche in verticale, significa qualcosa, vuol dire che ci si può perdere, no? E addirittura un altro film che ti cito, che si chiama Son Chikis, è un film turco, c'è questo architetto che partecipa attivamente alla costruzione della metropoli Istanbul, che a un certo punto vuole scappare per andare a inseguire una donna, non riesce più a uscire dalla città, cioè tutte le uscite, ormai la città si espande talmente velocemente che non riesce più a uscire. Ed è per citare quello che hai detto prima degli architetti sempre più grosso, mi verrebbe da dire sempre più lungo, sempre più alto, nel senso che si punta sempre verso il cielo ma si finisce sempre lì. E quindi, e poi diciamo che, per rimanere nel cinema, nella filmografia, Totò non è mai stato più profetico di lui, per andare dove vogliamo andare, dove dobbiamo andare più, esatto, o meno. Quindi lui ha anticipato anche la nascita dell'architettura moderna. È proprio sotto esattamente la tua quella. La domanda rimane alla fine sempre quella, anche per uscire dal labirinto, per dove dobbiamo andare. Fantastico, Giorgio, è stato veramente un piacere poterti conoscere, poter vedere più da vicino tutta la tua ricerca, che ormai fai da anni, molto, molto, molto interessante. Domanda, il libro che farai in futuro è sempre a quattro mani o lavori solo? No, allora, La recita dell'architetto, che fortunatamente è andato esaurito, ma siamo in ristampa, e quindi spero di potertelo portare anche di persona molto presto. L'uscita del prossimo sarà poi a settembre, penso, perché ancora lo sto ragionando, che non è facile, insomma, riuscire a concentrarsi anche su un numero così ampio di film, e soprattutto nelle varie parti del mondo, ecco. Ma avrai una collaborazione a quattro mani come no, questo caso? Con questo io sto lavorando con chi è stata la persona, che l'editore del primo libro, che è Silvia Viglietti, e sto continuando questo lavoro con lei. Ah, ok, perfatto. Grazie mille. Ma anche perché Steve ormai, spero in una sua introduzione, ma oramai, mi ha lasciato, una volta che mi ha messo in mare, mi sta lasciando navigare nel mare del cinema, che io conoscevo ancora poco, ecco. Ti fa navigare nel labirinto dell'architettura, va benissimo. Sì, sì. Dà l'idea di un Ulisse contemporaneo. Esatto, è lui. E le sirene sono lì che ti aspettano sui balconi di questi nuovi palazzi.
Ce ne sono tante oggi, dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare molto ma molto attenti. Una cera nelle orecchie e via. Sì, io voglio concludere questa chiacchierata perché, come abbiamo detto all'inizio, abbiamo introdotto l'architettura, l'avevamo già fatto col design di Giulio Cepi, poi è arrivato qui Cesare Maria Casati la volta scorsa, adesso Giorgio Shank. È un'arte che in questi decenni si è dimenticata, ma voglio ricordare che è un'arte che trasforma completamente il nostro modo di essere, il nostro carattere, la personalità, quindi facciamo molta attenzione alle proposte di architettura che ci fanno. Molte sono ancora fallaci, nel senso che sono architetture molto individuali per fare scena. Ricordiamo comunque che anche nel futuro delle città, della sostenibilità, secondo Agenda 2030, l'architettura ha un ruolo importante perché le Nazioni Unite con l'Agenda 2030 ci chiedono di promuovere le città storiche, ma anche le città di trasformazione sostenibile, e questo compito ce l'ha l'architettura e gli architetti. Quindi facciamo bene i conti di come costruire le città del futuro, soprattutto che non si consumino in 10 anni, ma rendiamoli sostenibili e lasciamo all'umanità un patrimonio che potranno curare insieme all'ambiente. Mi verrebbe da dire che ora siamo messi bene, da 3 passano a 7 milioni, quindi non dovremmo avere grossi problemi. Anche la popolazione. E che bisogna studiare il cinese, però. Mi sembra giusto. Va bene, grazie mille, una buona serata ad entrambi. Grazie Giorgio, grazie Fortunato, alla prossima. Grazie a te. Ciao a tutti.